Allora, è una battaglia che non so bene come gestire tatticamente. Il terreno è anche molto scomodo. Vede tutto irregolare. È la cima di una montagna senza vegetazione, ma comunque con dei bush nel mezzo. Allora, i Wolf Rider mi sa che sono quelli da temere un po' di più. Ma non hanno scudo, vero? Fanno molto danno perché tengono con tutte e due le mani l'arma. Direi che proverei ad attaccare prima loro. Rispetto agli ambusher. Gli ambusher sono abbastanza difficili da tirare giù dalla distanza. Quella è una situazione più svantaggiata. Direi che proverei a colpire questo. Aia, sono anche molto armati quelli. No bueno. Ti direi di salire su per prendere un pochettino di vantaggio, perché sennò siamo in una situazione mica tanto buona. E anche tu, qua. Tu avanza qua. Il balestriere è messo malissimo là sotto, non vede nulla. Prova. Niente. E non posso neanche ricaricare perché non ha più energia. Oddio, non può salire? Deve fare tutto il giro? Porca miseria, questa è una bella fregatura. Per salire qua deve fare tutto il giro di là. E aspettiamo per ora. E quello lo metto là. E questo anche dovrebbe fare tutto il giro. Niente, restiamo con lo Spearwall là magari. Perché mi si sposta di visuale? Lui è messo davvero male là sotto, però. Niente, proviamo a fargli fare il giro così. No, vai su. Tu vai su, faccio arretrare gli altri due qua. Tu vai qua. Non muovono. Ah, hanno già mosso, era la fine del turno questo. Aia! Ha provato a lanciare i cosi. Quegli ambaradan là. Se li bloccassimo qua. Non serve una cattiva idea, sono in una situazione di svantaggio perché possono colpire solo dalla parte più bassa. Ci sta. Riesci a salire tu? Sì. Facciamo che salire allora. Tu arretra, abbiamo detto, eh. Vai qua. Tu stai fermo. Tu arretra. No, tu non riesci a salire. Tu resta là, tu muovi qua. Adesso faranno il tiro al bersaglio con tutti questi ambusher. Allora, lui è a distanza 2. Mi sa che non mi vengono addosso però, eh. Aspettano che vada io. Sì. Tanto sono pieni di arcieri, quindi dicono che ce frega a noi che lui se ne sta là, tanto. Ma porca miseria, avevo il 61%! Dato che c'è sta strozzatura qua, loro non vogliono piazzarsi nella strozzatura, ovviamente. Però io se uscissi ne potrei piazzare solo due qua.
uno andrebbe a finire schiantarsi contro lo Spear Wall suo e l'altro contro il Wolf Rider. Devo ottenere il massimo dei miei arcieri, ma finora non sta succedendo questo. Sì, tu vai qua. E che se vado là non posso neanche agire. Davvero impegnativo qua perché non... infatti non agiscono, restano fermi là. Stanno fermi in difensiva sapendo che sono in inferiorità numerica. Aspetto ancora un turno, poi mi sa che dovrò lanciarmi in bocca a loro perché sennò con quegli ambusher mi fanno davvero troppi danni dalla distanza. Quello si è allontanato, quello tira due ma non colpisce. Quello uno preciso, ai, ok. Aia! Non l'arciere, l'arciere è un casino. Ah, si sposta là. Potrebbe essermi assai comodo. 61%. Sì. Ma perché fallisci? Quello ha rimesso lo spear wall là. Tu aspetta. Aspetta. Se vado all'attacco devo andare all'attacco con gli altri. C'è un macista che può sopportare di stare qua in mezzo un turno. Forse sì. Yes! Allora, no, tu aspetta. Mando lui al centro, 140 e 110. Mi sa che è meglio. Vada. Con lo scudo alzato. No, quello ancora non può salire, ci sono gli altri sopra. Dovrei spostare gli arcieri. Perché non può tirare là? Ah, perché è avvelenato. Ha meno 3 AP e meno 3 di visione, meno 30 di iniziativa. 28, 28. Proviamo col 28 la niente. Resta così. No. Non fanno nulla. Non fanno nulla, aspettano che faccia qualcosa io. Credo che fare qualcosa io potrebbe significare la mia morte completa. Niente, lui è messo malissimo proprio. Rischio di perderlo. Niente. No, deve scappare. E continua a failare contro sti stupidi di goblin. Oh. Dio grazie, una volta. Penso che mi sarebbero venuti addosso, invece no. No, non ha...
Non ho azioni possibili perché c'è la strada bloccata dagli altri. Vai così e tira sullo scudo. Tu quanto hai? Tu sei messo bene. Vai qua e attacca. Ottimo! Ok, lui riesce ad andare in là. Vai in qua e... Attacchi lui che è quasi morto, attacchi lui. Ah, prima muore il lupo e poi c'è il tizio sopra. Oh, porca miseria. Potrebbe essere una bella fregatura. No, tu stai qua. Tu togliti perché potresti imbrogliare il passaggio all'altro. Devo far fuggire l'altro per forza. Tu avanza qua. Per sicurezza. Tu... Non riesci ad avanzare un po' di più? Sì. Vai qua. Mi fai un po' di pressione all'arciere. Tu riesci a scappare, porca di una miseria, un po'. Secondo me però me lo colpiscono uguale adesso, eh. Mannaggia la miseria se sto qua fa danno. Cos'è che ho schivato? Quello si allontana, questo mi viene ad attaccare. Aia! Quello mi va verso l'arciere, di sicuro. No, tu aspetta. Allora. Quello non riesco a colpirlo, ma questo sì. 57, 66, vai. Ma... No, tu resta qua perché dobbiamo difendere l'arciere se per caso venisse l'altro lupo. 41. Oh, buono. Vai, tiralo giù. Porca la miseria, ladra. E qua con questo sono bloccato, però. Idem con quello. C'è sta strozzatura qua che mi sta fregando. Oh. Avanzo in qua. Può essere di aiuto lui. Riesci? Sì. Libero il cane? No, non mi conviene liberare il cane perché ci sono ancora delle truppe forti che potrebbero essere pericolose. Ma da quanto io so, il lupo è da melee, quindi deve avvicinarsi al tizio prima di potermelo colpire. Allora, tu. No, resti qui. Idem. Idem. Ma potevo spostare il mazziere più in giù, eh. Adesso devo vedere cosa fa il lupo. Perché ha anche tanti movimenti il lupo. Devo fare questi due, almeno devo muoverli vicino all'arciere. Sta rischiando seriamente la vita adesso. Ottimo. Tu lo raggiungi quello? Sì. Yes! Il lupo è morto. Chi tiriamo giù? Ah, possiamo tirare giù solo questo. 461% buono. Tu muovi qua per sicurezza.
Niente, ha mancato. Non è più avvelenato se non altro. Yes! Insegui l'arciere? No. Vai qua. Tu puoi scendere? No. Puoi scendere qua. E... No. Sta per scappare però. Avanza qua. Yes. Quello riusciamo a colpirlo? No. Però possiamo muoverci qua e sta per scappare. E sta per scappare, potremmo farcela. Vado in qua per cercare di collaborare con questi che sono là. Ah no, ho tolto quello che era di difesa. Beh, potremmo riuscire a tirarlo giù lo stesso il lupo prima che arrivi al nostro arciere. So che saranno passati più di 20 minuti di sicuro, ma la battaglia va conclusa. Aia! Il rischio. No! È tutto da buttare, è tutto da buttare! Mi è sembrato fattibile fino all'ultimo. Dobbiamo rifare tutta la partita. C'è tutta la battaglia. Però non posso permettermi di perdere un arciere di livello così alto. Altro sto scappando. Devo liberare anche i cani. E il cane andrà ad attaccare questo. Non vai a inseguire l'altro, l'altro cane ce l'ho qua. Ok, se arrivo qua posso liberare ancora il cane. Che perché va là? Ho bisogno che mi vada a colpire quello laggiù in fondo. Ok, il prossimo giro se non altro andrà verso l'altro in fondo. Poi niente, tutto da buttare qua perché qua mi muore il tizio, cioè mi è morto probabilmente. Non sono in Iron Man, quindi potrebbe avere solo una penalità permanente. Però con una penalità permanente, cioè sei praticamente fregato. E quei cani devono fare il giro dell'oca. Ah no, perché c'è ancora questo stupido. Dove è andato l'arciere?
sul serio. Che di fine ha fatto? Voglio cercare di tirarli giù, ma ho paura che non riusciamo assolutamente a prenderlo. Infatti è scappato. Ah, si è preso una penalità permanente. Non è morto, per fortuna. Non so se tenermelo così. È proprio una grave fregatura. Meno 30% di punti vita. Porca miseria, ho sbagliato tutto qua. Però che mi pagano 2000, però una persona non vale 2000, non vale niente una persona. Cioè, non c'è un prezzo che si può accettare per poter pagare la morte di una persona. Ah, lui è salito di livello, sono alto, gli mettiamo più 3 ancora. E... posso fare mix lui? Sì, ci sta, dai. Facciamo così e così. Poi gli aumenterò anche la fatica. Cioè che è poi la stamina. Se potrei dargli anche un arco come secondaria. Cosa gli do? Gli do adrenalina? No. Gli do Pathfinder? Loro avevano Pathfinder? No. Solo lui è Pathfinder. Perché è un crossbow puro. Allora cosa avevo dato? Avevo dato neanche Crippling Strike, avevo dato Bullseye. Ma io darei Crippling Strike. Quick Hand. Ma Crippling Strike va bene un po' per tutti. Quindi direi che metto quella. Devo vedere poi se riesco a trovare qualche tizio da assumere che mi possa andare bene come melee. Andiamo verso Sud Chance e vedremo. Detto questo, io con gran rammarico vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.